Nuovo appuntamento per la 20ª edizione della Scuola allo Stadio, il progetto socio-educativo promosso e organizzato da Atalanta, rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma aperto anche alle classi del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, la cui valenza formativa è da anni riconosciuta dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno. Ospite del quarto appuntamento è stato il difensore della prima squadra José Palomino, che abbiamo incontrato in attesa che i ragazzi completassero le attività loro dedicate al Gavi Stadium. Per Palomino la curiosità di partecipare a questa iniziativa che coinvolge i più giovani. È un'esperienza bella, adesso trovo i bambini, vediamo cosa fanno, che domanda fanno. E ancora non ho trovato nessuna sensazione, vediamo quando entro lì dentro, si torno indietro quando io andavo a scuola, giocavo a calcio dentro a scuola, mi sgridavano e tutte quelle cose che facciamo quando siamo bambini, però sono contento, quindi vediamo quale sensazione ho, perché niente, sono bambini, immagino che gli piace tantissimo il calcio, avranno tanta domanda da fare. Ma come andava a scuola Palomino? No, no, più o meno, per il momento andava bene, per il momento un po' regolare, così, però sempre con il discorso che voleva giocare a calcio, non facevo i compiti, però alla fine sempre per papà e mamma che volevano che studiasse, fatto bene. L'accoglienza al difensore nerazzurro è stata a dir poco calorosa. Luis Palomino! A questo quarto appuntamento erano presenti 270 alunni provenienti dalle classi quarte delle scuole primarie di Bergamo, Istituto Sant'Angela Merici e Presezzo, e dalle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Bergamo, Istituti Codussi, Galgario e Mazzi e Carobbio degli Angeli.